Buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV in apertura. La protesta a Firenze, oggi lo sciopero per tutta la giornata dopo la morte di Sebastian Galassi, ragazzo di 26 anni, rider, lavorava per aiutarsi negli studi, è morto lo scorso sabato a Rovezzano con il suo motorino, è finito contro un'auto. Oggi una giornata di sciopero, stasera una manifestazione, presidio in piazza Sant'Ambrogio proprio a Firenze, e lì per noi c'è Vittorio Betti. Buonasera Vittorio. Intanto è stata un'iniziativa partecipata nella stessa piazza pochi giorni fa, l'iniziativa per le donne iraniane con il taglio dei capelli, quindi c'erano tante persone oppure no? Sì, buonasera Teresa, buonasera ai nostri telespettatori da Piazza Sant'Ambrogio, qui nel centro di Firenze, dove si è da poco conclusa questa manifestazione al termine di una giornata di sciopero per la morte di Sebastian, il ragazzo di 26 anni che è stato investito ed è morto purtroppo mentre appunto stava lavorando come rider. Non c'è stata una grande affluenza, circa 150, forse 200 persone che si sono ritrovate in questa piazza, simbolo anche, perché no, della movida gastronomica, di tutto ciò che possono fare questi rider in giro per la città. Non c'è stata, c'è stata una forte affluenza di politici, di amministratori, e non sono mancate anche manifestazioni di dissenso fra questi amministratori, anche il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, assessori, Presidente del Consiglio Mazzeo. Cosa chiedono i rider? Chiedono maggiore sicurezza. Alla luce di questa tragedia che si è consumata a Rovezzano, alle porte del capoluogo toscano, si sentono spaesati, non si sentono tutelati. Morire per un panino, ci hanno detto, non è cosa giusta. E a Firenze sono oltre 1000 i riders impegnati tutti i giorni per le strade della città, e dato curioso e numericamente importante, di questi oltre 1000 almeno l'80% sono stranieri ed immigrati. Hanno parlato e si sono succeduti sul palco improvvisato di fronte a molti giovani, anche rappresentanti dei sindacati, e hanno ribadito ancora una volta un forte appello alle istituzioni perché questa categoria debba essere tutelata di più. Sul fronte soprattutto assicurativo, queste dicono sono persone che vanno in bicicletta, in scooter, in strada, ma non hanno una garanzia in caso di incidente e in caso soprattutto di tragedie come quelle che si sono consumate in queste ultime ore. Un altro incidente, concludo, si è verificato proprio nel pomeriggio alle porte di Roma, dove un giovane rider è rimasto infilzato in un cancello mentre stava cercando di effettuare una consegna. Ma sentiamo le storie, le istanze, le domande, le preoccupazioni di chi vive questa situazione molto complessa e delicata nelle interviste che abbiamo realizzato poco fa. Poi linea allo studio. La vita del rider è una vita in cui non sai se avrai uno stipendio a fine mese, non sai che diritti hai e non sai se verrai anche ucciso per strada. Purtroppo questa è la vita del rider. Una giornata di lavoro perciò imprevedibile. Sì, imprevedibile in tutto, perché è un algoritmo che decide come e quando lavorerai e se guadagnerai, e questo per noi è una cosa veramente deleteria. Le posso chiedere perché ha scelto di fare il rider? Ho cominciato a fare il rider per avere un lavoro, per diventare indipendente dalla mia famiglia mentre studiavo. Questo era il sogno che avevo visto. La realtà dei fatti purtroppo è stata ben diversa. È una vita sempre sotto stress, ci sono dei ritmi molto elevati in cui bisogna guidare sempre molto velocemente per poter fare numero giusto di consegne per arrivare a fine mese. Nessuna piattaforma in questo momento riesce a darci una paga sufficiente, riesce a darci le condizioni sufficienti per arrivare a fine mese e vivere dignitosamente, poter lavorare con serenità e rispettando le norme, rispettando i nostri tempi e la nostra sicurezza, la nostra vita. Le posso chiedere quanto guadagni al mese? Io guadagno più o meno 550 euro al mese. A fronte di quante ore giornaliere? Giornaliere, guardi, io le posso dire più o meno ogni settimana lavoro 20-25 ore. Purtroppo il nostro lavoro non è un lavoro che si può fare a tutte le ore, si può fare più che altro nelle ore dei pasti e in quel
fasce orarie limitate, ci sono dei picchi di ritmi di lavoro molto molto elevati. Al giorno al massimo quella che ci si può avere 40-50 di euro, però dipende dalle ore, se uno ci dedica di 12-13 ore magari si può avere 70 di euro, però non c'è uno stipendio o una giornata stabile. Che cosa si porta con sé dopo quella tragedia di Sebastian, che fra l'altro è un vostro collega fiorentino? Porto con me che questa cosa mi ha veramente stretto il cuore, era un ragazzo come me, veramente non doveva succedere. Purtroppo non è neanche il primo e purtroppo non è l'unico, centinaia di rider corrono il venerdì, il sabato sera per poter arrivare a fine mese, si mettono a rischio, a chiunque è successo questo ragazzo, non se lo meritava questo ragazzo, non se lo meritava. Qual è il grido d'appello che voi volete lanciare? Smettetela di guadagnare sulla nostra pelle. Secondo noi le società devono intanto risiedersi al tavolo per provare a costruire un modello completamente diverso, dove devono essere garantiti tutti i diritti e le tutele, e bisogna avere una paga oraria che consenta alle persone di fare questo lavoro con serenità. Peccato che la città non abbia risposto però in maniera massiccia. Noi andiamo avanti, regione e sindacati hanno firmato un protocollo per la sicurezza nei cantieri edili, ci racconta tutto Chiara Valentini. Un protocollo d'intesa per rafforzare la sicurezza sui cantieri edili e combattere il lavoro nero. In particolare l'attenzione di questa firma è posta sui cantieri edili degli appalti pubblici negli ospedali, quelli per le nuove opere ma anche ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie e restauri. La novità più grande è l'introduzione nei cantieri di importo superiore al 1,5 milioni di euro di una procedura informatica di registrazione delle presenze e delle ore lavorate, che avverrà attraverso la tessera sanitaria elettronica e un'applicazione da smartphone messa a punto dagli uffici della regione a disposizione gratuitamente delle aziende del sistema sanitario regionale. L'obiettivo è evitare l'accesso in cantiere a persone non autorizzate, prive di un regolare rapporto di lavoro e non assicurate, ma anche quello di verificare attraverso la tessera sanitaria i dati sulla formazione del lavoratore, le scadenze e gli aggiornamenti formativi necessari in possesso dell'impresa. Fino ad oggi il responsabile dei lavori controllava la presenza degli addetti tramite il cosiddetto giornale di cantiere, ma non c'era una registrazione puntuale delle presenze delle ore lavorate. Solo in alcuni appalti, ad esempio per la costruzione della tranvia a Firenze, era già stata sperimentata una registrazione elettronica delle presenze. Ora diventa la norma per gli interventi sull'edilizia sanitaria. Altra novità è il coinvolgimento attivo dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza delle ASL nel proporre soluzioni per svolgere i lavori nel massimo della sicurezza, una pratica che viene sperimentata sul cantiere dell'ospedale di Cisanello a Pisa ed ora è estesa a tutti. Ora la politica, il PD schiacciato tra la sconfitta e il futuro congresso, domani ci sarà anche la direzione, ci racconta tutto Alessio Poggioni. Alleati, segretari, base, Campolargo, tutti i termini che negli ultimi giorni sono tornati prepotentemente ad occupare le pagine dei giornali nella discussione molto autoreferenziale sul futuro del PD, un partito uscito malconcio dalle ultime elezioni, migliorando soltanto di uno 0,3% il risultato del 2018, ma perdendo, complice anche l'astensione, circa 800.000 elettori. Da qui la discussione a livello nazionale, che si ripercuote però anche sulla Toscana, che vive di una duplice natura, quella di una regione non più attrazione centrosinistra e dove anzi su 13 collegi uninominali ben 10 sono finiti alla destra, e quella di una delle poche zone rosse nella mappa italiana con l'enclave fiorentina dove il PD tiene ancora. Eppure l'ultima gestione del partito, proprio in questa regione, è passata anche da una resa dei conti personale che non ha risparmiato l'area di base riformista e alcuni nomi in particolare, tanto che all'indomani del risultato Luca Lotti, uno degli esclusi dalle liste nonostante il ruolo nella corrente maggioritaria del partito, ha dato una sua lettura della sconfitta. Abbiamo detto di voler allargare, giusto, ha scritto, ma lo abbiamo fatto costruendo un cartello elettorale che fin da subito è apparso privo di strategie e soprattutto lo abbiamo fatto senza parlarne, senza spiegarlo a nessuno. Errori enormi, li chiama Lotti, che oggi si riportano dietro, scrive ancora, un clima di generale autosoluzione che guarda al congresso come alla panacea di tutti i mali. Il punto in effetti è sempre lì. Riuscirà il PD a fare del congresso un momento rifondativo piuttosto che un semplice passaggio di consegne al nuovo segretario di turno, col rischio che le imminenti elezioni amministrative impongano da subito la scelta tra 5 Stelle e Terzo Polo, finendo per annullare la ricerca di una nuova identità?
Di certo, sostiene Andrea Marcucci, ex capo dei senatori Dem, sconfitto nel collegio livornese da Manfredi Potenti, nell'ipotesi di un accordo con Conte, oggi il PD rischia di finire subalterno, cioè farsi dettare la linea da quel partito. Così, con Marcucci, si agita il fronte di chi vorrebbe riappacificarsi con Renzi e Calenda anche in vista delle sfide future, come le amministrative del 2023, che in Toscana riguardano comuni come Pisa, Siena, Massa e dove il congresso locale rischia di slittare proprio a causa di questo appuntamento. Il Comune e Prefettura a Prato rafforzano i controlli e i requisiti per evitare infiltrazioni mafiosi negli appalti in vista delle tante opere finanziate dal PNRR. Ci racconta tutto Eleonora Barbieri. Prefettura e Comune di Prato stringono le maglie della rete di prevenzione contro i rischi di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia locale. In vista della raffica di opere pubbliche che saranno finanziate dal PNRR, questa mattina la prefetta Adriana Cogode e il sindaco Matteo Biffoni hanno siglato un protocollo di legalità che prevede una serie di interventi per rendere la vita difficile alle imprese in odor di mafia che vogliono mettere le mani sugli appalti pubblici. Tra questi segnaliamo l'abbassamento delle soglie di valore del contratto in gara per richiedere l'informazione antimafia. Significa che il numero delle aziende sottoposto al vaglio della prefettura aumenterà notevolmente. Inoltre, per il cantiere del Comune di Prato, del valore di oltre 250.000 euro, l'appaltatore dovrà individuare il referente di cantiere che dovrà redigere il settimanale di cantiere con informazioni sulle opere da realizzare e sulle ditte che operano all'interno. Nei settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose, quali quelli legati ai rifiuti, il Comune inserirà nei propri bandi un'apposita clausola che impone ai partecipanti all'appalto di dimostrare l'avvenuta o richiesta iscrizione nella White List già all'atto della partecipazione alla gara. Negli appalti del Comune di Prato c'è massima attenzione per favorire chi è più bravo, non chi diciamo trama nell'ombra o si appoggia a strutture delinquenziali. Alziamo il livello dell'attenzione. Il protocollo sarà esteso ad altri 6 comuni della provincia pratese ed è in corso un'interlocuzione con l'AS Toscana Centro per crearne uno specifico su questa falsariga. Nel corso del 2022 ad oggi la prefettura ha emesso 8 interdittive antimafia, 2 sono state annullate dal TAR, ma la prefettura ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. O sono stati coinvolti in inchieste di mafia, tra queste la China Track, che poi ha dato corso ad una serie di evidenze di natura giudiziaria, e quindi parliamo di un settore che è quello più commerciale dal punto di vista imprenditoriale, e altre hanno riguardato invece imprese che si occupano di edilizia. Andiamo a Piombino perché Snam ha risposto alle controdeduzioni sul rigassificatore e vediamo che cosa è emerso. È remoto il rischio di collisione nel porto di Piombino e quanto scrive Snam nelle controdeduzioni presentate al commissario straordinario Gianni sul progetto del rigassificatore. La società ha presentato un lungo documento che risponde alle osservazioni presentate da enti pubblici e privati sulla realizzazione dell'opera che il governo vuole in funzione dalla primavera del 2023 nel porto. Riguardo alle manovre di entrata e uscita dei mezzi navali nella stagione estiva, saranno eseguite esclusivamente in notturna, quindi senza generare interferenza con il traffico traghetti. Durante il resto dell'anno, scrive Snam, si valuterà attentamente la possibilità di manovra anche in periodo diurno in funzione delle effettive finestre di disponibilità. È previsto anche un piano di sicurezza contro eventuali minacce terroristiche. Rimane ancora senza risposta la collocazione dopo i 3 anni previsti a Piombino. Il sindaco Francesco Ferrari ribadisce il suo no anche alla piattaforma offshore. Nella seconda riunione prevista per venerdì, Ferrari in una nota dice che affronterà i tempi dell'eventuale permanenza in porto e del dopo. Io capisco il rigassificatore in un porto, ho voluto fin dall'inizio mettere in chiaro che nel porto di Piombino ci deve stare 3 anni e non di più, e sarà realizzata un'altra piattaforma offshore molto simile a quella di Livorno, ma Snam ci farà sapere dove e come sarà fatta. Intanto oggi in Consiglio regionale è stato bocciato un atto del Movimento 5 Stelle che chiedeva di interrompere le opere accessorie in attesa del nuovo governo. PD e Italia Viva hanno votato contro, mentre le opposizioni, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Gruppo Misto hanno votato a favore. Era una valutazione politica, la Toscana è una regione grande e vorrà dire che si sa che queste forze politiche non vogliono avere questi interventi concreti.
E il Consiglio regionale ha approvato la legge per la transizione ecologica della Toscana. Vediamo. È stata approvata a maggioranza in Consiglio regionale la legge che istituisce il nuovo piano regionale per la transizione ecologica. Essendo un piano, siamo ancora alla fase degli intenti, che però sono ambiziosi. Tutela, valorizzazione e conservazione delle risorse ambientali in una prospettiva di transizione ecologica verso la completa neutralità, si legge nel testo. È un nuovo strumento di programmazione e di pianificazione che va a sostituire il vecchio piano dell'energia. Serve uno strumento più moderno, uno strumento più orizzontale che abbracci tutte le pianificazioni relative alla transizione ecologica per dare uno sguardo trasversale, per una visione più integrata, per rendere più efficaci le nostre strategie e le nostre azioni. Si intersecherà con gli altri piani ambientali, da quello per la transizione energetica che mira al potenziamento delle fonti rinnovabili a quello per la decarbonizzazione fino a quello per l'economia circolare, ma anche con il piano per la costa e quello per l'assetto idrogeologico. Con l'atto viene anche istituito il Comitato Scientifico per la Transizione Ecologica della Regione Toscana. Per avere uno sguardo importante sulle nuove tecnologie che possono aiutarci a raggiungere questi obiettivi, anche sul tema delle comunità energetiche che sono uno strumento di transizione importante ma anche di lotta alla povertà. E ragazzi vittime di pestaggio davanti a alcune scuole a Pontedera e a Pistoia. A Pontedera anche un filmato che poi ha ripreso proprio il momento in cui venivano picchiati. A Pistoia addirittura un ragazzo è finito in ospedale. Gli autori sono in via di identificazione e saranno denunciati alla procura minorile. Stanno indagando i carabinieri. E il Centro per i diritti del malato e la misericordia di Prato hanno consegnato ai bambini e ai nonni ricoverati al Santo Stefano dei piccoli angeli custodi. Vediamo. In occasione della festa degli angeli custodi che si celebra il 2 ottobre, il Centro per i diritti del malato e la misericordia di Prato hanno distribuito delle statuette con una preghiera e una penna dell'Arciconfraternita ai bambini ricoverati in pediatria e ai piccoli appena nati al Santo Stefano. Una consegna estesa anche agli anziani del reparto di geriatria, perché in questa data si festeggiano anche i nonni protettori dei più giovani. L'iniziativa è alla sua quarta edizione. Abbiamo iniziato nel 2019 acquisendo questa cerimonia da Assisi, dalla città della pace. Il donare questi angeli ai bambini e agli anziani ci restituisce il loro sorriso, la loro gioia nell'accoglierli. E quest'anno hanno anche una valenza particolare, perché credo che gli angeli custodi siano portatori di pace e ce n'è tanto bisogno. Le statuette sono state confezionate dalla sezione femminile della Misericordia di Prato. Abbiamo iniziato, siamo contenti di aver potuto continuare col sostegno e con l'aiuto di tutti quanti, voi compresi. Grazie. Purtroppo non siamo riusciti anche quest'anno ad andare a consegnare le statuette all'interno dei reparti causa Covid. Speriamo nell'anno prossimo. E da ieri si è aperta sul portale dei vaccini della Regione Toscana la possibilità per fare la cosiddetta quarta dose. Abbiamo chiesto all'assessore alla salute come sta andando. Allora, noi abbiamo avuto da ieri, quando abbiamo aperto i portali anche sotto i 60 anni, circa 6.000 prenotazioni. Chiaramente questo è un dato parziale, perché gran parte della vaccinazione in questa fase la svolgono i medici di medicina generale. Quindi vedremo un po' a fine settimana quanti poi avranno prenotato attraverso il portale, quanti attraverso i medici di famiglia, quanti attraverso le farmacie che continuano a fare somministrazione di vaccino Covid. Colgo l'occasione però per rilanciare un appello, perché la circolazione del virus è in crescita, lo vediamo ogni giorno, lo vediamo anche dai dati di questa mattina, e quindi io credo che soprattutto coloro che hanno più di 60 anni e coloro che per patologie hanno delle condizioni di fragilità farebbero bene, se ancora non l'hanno fatto, a fare la quarta somministrazione. Torniamo a Prato, una giornata dedicata alla pulizia delle rive del Bisenzio per gli studenti universitari pratesi. Vediamo.
una giornata per promuovere il rispetto dell'ambiente e della città, ma anche per consolidare il rapporto tra gli studenti provenienti da nazioni diverse e che a Prato siedono sugli stessi banchi universitari. È quanto si svolgerà domani pomeriggio con l'iniziativa Prato Campus Clean Up, quando gli studenti del Polo Universitario Città di Prato, quelli della Monash University Prato Center e della University of New Haven Tuscany Campus si daranno appuntamento per ripulire le rive del fiume Bisenzio nel tratto compreso tra la stazione di Prato Porta al Serraglio e Prato Centrale. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, le facoltà anche straniere sono ripartite a pieno regime e quindi siamo stati in grado tutti quanti insieme di costruire una programmazione importante per Prato Campus Week che a questo giro vedrà un'attività intensa di una giornata dedicata alla pulizia del fiume Bisenzio in collaborazione con Lega Ambiente e con Aglia e poi a momenti di aggregazione che si svolgeranno in piazza dell'università con concerti e anche attività sportive. Un modo importante per ribadire che Prato è una città universitaria che valorizza la presenza degli studenti sul suo territorio. E alla Manifattura Tabacchi di Firenze apre un nuovo hub per la ricerca sui beni culturali. Ci racconta tutto Rachele Campi. Alla Manifattura Tabacchi a Firenze si aggiunge un tassello alla ricerca, stavolta nell'ambito dei beni culturali. È stato infatti aperto un nuovo hub europeo. La Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze acquista la sede e la mette a disposizione grazie ad un accordo con il CNR, il Centro Nazionale di Ricerca. In questo modo ricercatori e professionisti avranno accesso aperto alle tecnologie più all'avanguardia per la conoscenza e la conservazione del patrimonio culturale grazie alla IRIS. L'infrastruttura che fa offre ai ricercatori il massimo delle possibilità possibili per fare le loro scoperte, le loro ricerche. Se io sono un ricercatore di un'università non posso avere a mia disposizione all'interno tutto quello che è possibile avere a favore dello studio del patrimonio. Faccio una richiesta di accesso all'infrastruttura, se il mio progetto viene selezionato e si fa una selezione solo sulla base di eccellenza scientifica, ricevo a gratis questa possibilità di usare i laboratori, usare le competenze, usare i dati. In questa maniera l'infrastruttura IRIS sarà una sorta di CERN per la ricerca nei beni culturali, quindi il massimo delle competenze possibili, e questo massimo è ottenuto mettendo in rete vari laboratori e varie istituzioni europee. E cambio al vertice della Guardia di Finanza, arriva il generale di divisione Giuseppe Magliocco che assume l'incarico di comandante regionale della Toscana. Il servizio. Il generale di divisione Giuseppe Magliocco assume l'incarico di comandante regionale della Toscana della Guardia di Finanza, 57 anni, proveniente da Roma, dove ha diretto il comando tutela economia e finanza, oltre ad aver ricoperto incarichi nelle sedi di Palermo e Verona. Questa mattina il passaggio delle consegne con il generale di divisione Bruno Bartoloni, alla presenza del comandante interregionale dell'Italia centro-settentrionale, il generale di corpo d'armata Fabrizio Cuneo. Abbiamo cercato di approfondire le analisi, capire quali fossero esattamente le priorità dei territori, e la priorità del territorio è quella di difendere il sistema produttivo dalle varie minacce criminali e anche di carattere diverso, non proprio mafioso ma criminalità economica. Una Toscana salda nelle sue istituzioni, molto viva dal punto di vista civile e sociale, una bellissima regione, una regione che ha dentro di sé tutti i fattori di sviluppo che necessita per avere un grande futuro. E nella settimana mondiale dello spazio anche la Toscana festeggia, vediamo come, con Caterina Gonnelli. Al via fino al 10 ottobre alla Settimana Mondiale dello Spazio, una ricorrenza internazionale annuale celebrata in varie parti del mondo, ufficialmente definita come una celebrazione internazionale della scienza e della tecnologia e il loro contributo al miglioramento della condizione umana. Anche la Toscana vanta dei meriti in campo spaziale, infatti se un asteroide dovesse puntare la Terra, il pianeta si potrebbe salvare anche grazie al contributo dell'industria aerospaziale della nostra regione. È infatti stato realizzato a Campi Bisenzio, agli stabilimenti Leonardo ex Galileo, il sensore di traiettoria che il 27 settembre scorso all'1:14, ora italiana, ha consentito il primo storico esperimento con cui una sonda si è schiantata contro un asteroide per provare a deviarne la traiettoria. È stata l'Agenzia Spaziale Statunitense, la NASA,
a dirigere l'esperimento, che vuole lasciarsi alle spalle gli scenari raccontati da film catastrofisti come Armageddon, Deep Impact e Don't Look Up. Quella realizzata a Campi Bisenzio viene chiamata bussola dello spazio perché con 3.000 stelle nel suo database, usate come riferimento per orientarsi, è in grado ogni decimo di secondo di calcolare posizione e direzione della sonda. Lo stabilimento di Leonardo si è del resto specializzato in questo tipo di prodotti tecnologici, tanto da averne mandati nello spazio oltre 800 per le più importanti missioni spaziali. Oh, wow. E ora andiamo nel Grossetano, a Castiglione della Pescaia, anche le frecce tricolori per le giornate europee dello sport. Carlo Sestini. Il cielo di Castiglione della Pescaia sabato 8 e domenica 9 ottobre sarà riempito dal rombo dei motori della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, l'appuntamento clou che sancirà la chiusura della seconda parte delle giornate europee dello sport, organizzate dal Comune Costiero, giunte quest'anno alla 7ª edizione. Il Castiglione della Pescaia Air Show debutta nel centro turistico e sarà preceduto nella serata di sabato 8 dallo spettacolo dei fuochi a mare, che partirà dalle ore 22:30 e che potranno essere ammirati dal lungomare di Ponente. Siamo molto onorati di questa presenza sul nostro territorio per la prima volta nella storia del nostro comune. L'impegno è un impegno molto complesso e molto gravoso, soprattutto per una località così geograficamente, diciamo, gestita sul territorio e sulla costa, ma noi speriamo di dare uno spettacolo degno delle frecce tricolori a tutti i nostri sia spettatori, turisti che paesani. L'8 con le prove e il 9 con la manifestazione in se stessa avremo l'occasione di poter ammirare quella che è la maggiore espressione di questa arma aeronautica, quindi quella che è la PAN, la pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori, insieme ad altri eventi molto belli che prima della pattuglia si esibiranno con delle eccellenze italiane nel mondo dell'acrobazia aerea. Noi siamo onorati di organizzare questo evento perché è la nostra mission, quella di diffondere la cultura aeronautica, quello di valorizzare il territorio e le forze aeronautiche, è anche la nostra passione. E prima di chiudere vi ricordo questa sera alle 21:15 l'appuntamento su Toscana TV con il film I ponti di Tocori con William Holden e Grace Kelly. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.